yourself. Dopo la prima accensione la palla è indotta in questa situazione, ma continuiamo. Partiamo subito con il primo test. Ragazzi, andiamo subito a testare la palla con i giri del mondo. Parto io, Gun. Parti tu, vai. Vediamo come reagisce con i giri del mondo. Vai, vai. La vedi la palla? Vedi che un grande fuoco. È difficilissimo, ragazzi. Però sei record 2. Allora ragazzi, devo dire che all'inizio, quando la palla era super infuocata, era molto difficile palleggiare, anzi anche un po' pericoloso per il viso, ma verso la fine, quando la fiamma è diminuita, sono riuscito a fare 3-4 ATV, quindi direi che... E ora è il mio turno. Harry, adesso qua sono carico. Vai, palla di fuoco, sì, prova l'accendino. Iniziamo, vai, non vedo niente raga, non vedo fuoco. Bel passaggio, grazie, sì. Però non ancora niente. Grande. Questa è anche la vittoria, sto segnando. Allora ragazzi, come ha già detto Harry, era molto più difficile con la palla infuocata perché non si vedeva più la palla circolare, ma si vedeva solo un fiammone, quindi non vedevo più i piedi, sembrava al posto che piccola così, grande così. E adesso iniziamo con la seconda challenge, una gara di sit down, ovvero chi farà la combo di palleggi da seduto più lunga vincerà, ovviamente sempre con la nostra palla infuocata. E ovviamente se la palla si spegne, la combo non sarà più valida. Occhio duro. 3, 2, 1, via. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side. Ok ragazzi, il mio turno è andato, devo dire che sono abbastanza soddisfatto, mi sono quasi bruciato le chiappe con l'ultimo trick, però devo dire che la combo sit down era piuttosto buona, quindi bella lì. Ora è il turno di Gunther, l'accenderò io per lui, lui sarà già seduto, vediamo un po' come se la cava. È andata abbastanza bene ragazzi, ma mi sa che R è andata molto meglio. Andiamo sulla terza ed ultima challenge. La più dura ragazzi. Iniziamo ora con la terza challenge. La terza challenge consisterà nel fare dei trick in freestyle, ma non normali trick in freestyle, ma dentro un cerchio infuocato ragazzi. La challenge più difficile l'abbiamo lasciata per terza. Metteremo un cerchio infuocato a terra. E ovviamente chi farà uscire la palla sarà la persona che ha perso. Difficilissimo ragazzi. Andiamo! Raga, per voi! Cameraman, inquadrami gentilmente le scarpe per far vedere ai nostri follower
la situazione in cui sono. Abbiamo fatto i migliori trick che potevamo con la palla infuocata. La palla non ha resistito a lungo. Intanto vale dire che c'era un cerchio qua, ragazzi, è andata a fuoco in un secondo. Arriveranno qua i pompieri molto presto, quindi dobbiamo andarcene il più veloce possibile. Vai, butta forte, forte. Non provate assolutamente a imitarci a casa, noi siamo dei freestyle professionisti, ci siamo allenati molto prima di provare questa challenge. Abbiamo provato diversi tipi di materiali specifici per infiammare la palla, non fatela a casa, divertitevi con i nostri video e se volete farla a casa, potete farla a casa, condividete il nostro video, così come se l'aveste fatto voi, ragazzi. Quindi iscrivetevi, lasciate un commento, fate sapere se vi è piaciuta la challenge, se ne volete ancora ovviamente. Condividetelo con i vostri amici perché dobbiamo crescere sempre di più. E io con questo sono bruciato, non so se si vede. Andiamo a fuoco per voi, ragazzi.